Chiunque si metta per la prima volta a studiare filosofia si pone, praticamente sempre fin da subito, una domanda fondamentale: che cos'è la filosofia? Una domanda che può sembrare banale, ma in realtà è di grandissima importanza e a cui non è per nulla facile rispondere. Si spiega per anni, si studia per anni la filosofia, ma magari alla fine di questo percorso si fa fatica a definire cosa sia precisamente questa disciplina. Oggi proviamo a dare una parziale risposta e proviamo ad introdurre questa materia a chi non l'ha mai studiata, vedendo anche dove è nata, quando è nata, come si è velocemente evoluta nelle sue prime fasi e dando anche l'etimologia della parola e vedendo alcune importanti definizioni. Cercheremo di capirci qualcosa, anche se la domanda, ancora oggi, dopo millenni, rimane abbastanza aperta. Andiamo a cominciare. La mattina serve, Batman è come al solito presente e per chi si trova qui per la prima volta cerchiamo di capire che cos'è questa filosofia di cui poi in questo canale troverete decine e decine di video che affrontano la filosofia vista da un certo pensatore oppure da un altro, ma che cos'è in generale la filosofia? Come vi dicevo nell'introduzione, questa è una domanda a cui è piuttosto difficile rispondere in un modo semplice, in un modo univoco. Anche perché gli stessi filosofi nel corso dei secoli hanno dato definizioni diverse tra loro, a volte addirittura contrastanti, opposte, a seconda dell'approccio che ognuno di loro manifestava. In realtà però questa parola filosofia noi la usiamo tutti i giorni, anche chi non ha mai aperto un libro di filosofia, anche chi non ha mai ascoltato, sentito una dottrina filosofica, usa la parola filosofia, la usa in espressioni come filosofia di vita, filosofia di gioco, che so, nel calcio addirittura spesso si dice che un certo allenatore ha una certa filosofia di gioco, oppure quando qualcuno ci offende o qualcosa va male, ci consigliamo di prenderla con filosofia, no? Come a dire, prenderla dando il giusto peso alle cose, e quindi un peso molto più relativo di quello che noi saremmo, portati a dare. Ecco, il termine filosofia effettivamente è molto usato nel linguaggio comune, con un legame tutto sommato presente con la filosofia in senso stretto, però vago ancora, no? Prenderla con filosofia vuol dire, appunto, gestisci i tuoi sentimenti, una cosa che la filosofia spesso insegna, ma non è solo questa, la filosofia. La filosofia di gioco di un allenatore, vabbè, vuol dire una concezione di gioco, un'idea di gioco, una metodologia. Effettivamente la filosofia è anche questo, ma non è solo questo. Quindi capite che queste espressioni fotografano una piccola parte di ciò che è la filosofia. Intanto vediamo l'etimologia della parola. È una parola che deriva dal greco, poi ripresa dai latini, ed è composta di due parole, come già si intuisce, sentendola: philos e sophia. Parole che poi troviamo spesso combinate anche in altri termini italiani, ad esempio Filippo, ad esempio filantropo, oppure lo stesso nome Sofia. Sono tutte parole che, se conoscete un po' l'origine dei nomi, vi dovrebbero essere familiari. Philos vuol dire amante o amico. Appunto, Filippo è l'amico dei cavalli, no? Ippos sono i cavalli. Filantropo è l'amico degli uomini, è chi in effetti fa beneficenza per gli uomini, no? Ce ne sono molte altre. Sofia, invece, come forse già sapete, significa sapienza, conoscenza. Allora, saggezza anche, dipende dalle traduzioni, ma diciamo sapienza. Allora, filosofia significa amico, amante della sapienza. Il filosofo è chi ama la sapienza. Belle parole che però appunto rimangono un po' in termini ampi e generici, no? In fondo per noi ogni studioso oggi è un amante della sapienza, il biologo, il medico, il fisico nucleare, il matematico, l'erudito, il letterato, sono tutti amanti della sapienza, tutti vogliono sapere con i loro mezzi, no? Il filosofo studia adesso lo vediamo con la ragione, il letterato studia i libri, i romanzi, eccetera. Il biologo studia le cellule, ognuno studia qualcosa di diverso per arrivare all'obiettivo comune che è la sapienza, la conoscenza.
Quindi sono tutti filosofi? Oggi no, oggi non chiamiamo filosofi biologi, non chiamiamo, almeno non tutti, magari qualcuno sì, e poi magari vedremo perché, ma certamente non tutti i biologi sono filosofi, non tutti i fisici sono filosofi, non tutti gli studiosi di letteratura sono filosofi e così via. E allora perché questa etimologia? Perché in realtà nell'antichità il letterato, il biologo, il fisico erano filosofi. Nell'antica Grecia, effettivamente, il filosofo era l'amante della sapienza a tutto tondo e si poteva occupare davvero di tutti gli ambiti del sapere. Quando faremo Aristotele, vedremo che Aristotele parla di biologia, per esempio, parla di fisica, oppure faremo altri filosofi, che ne so, Platone parlerà anche di astronomia, parlerà molto di matematica. E altri parleranno di letteratura, altri ancora parleranno di altri ambiti. Insomma, il filosofo, fino almeno alla, diciamo, rivoluzione astronomica del 400-500, 1400-1500, quindi XV-XVI secolo dopo Cristo, fino a quel momento lì, ogni studioso era considerato un filosofo, magari che si specializzava in un ramo della filosofia, si specializzava nella filosofia della natura, e allora era un fisico o un biologo. Si specializzava nella teologia e quindi era un teologo, ma sempre dentro, in qualche modo collegato con la filosofia, capite? Quindi la filosofia nasce in un certo senso come la disciplina che unifica tutto il sapere, nasce come quella disciplina che prende dentro di sé tutte le altre scienze, tutte le altre forme di conoscenza, da quelle che oggi chiamiamo scientifiche a quelle che oggi non chiamiamo scientifiche. Filosofia è questa grande insieme, almeno in origine, questo grande insieme di saperi. E quindi chiaramente è una disciplina molto molto importante perché coordina i saperi, li organizza, ne studia le metodologie, era davvero la scienza dello scibile umano, della conoscenza. C'è da dire poi, e questo lo vedremo meglio anche andando avanti, che il termine filosofia non viene usato fin da subito dai filosofi. Loro stessi non si definiscono filosofi in principio, anche se parlano greco perché i primi che vedremo sono in Grecia. Non usano questa espressione, usano per lo più espressioni riconducibili alla parola italiana sofista, che ha un'origine molto simile, anche sofista deriva da sofia, sapiente, sostanzialmente, potremmo tradurla così. Quindi questi filosofi, più che chiamarsi filosofi, si chiamano in principio sofisti, sapienti, perché a un certo punto cambia la prospettiva, perché smettono di chiamarsi sofisti, iniziano a chiamarsi filosofi. Perché lo vedremo in una delle prossime lezioni, ad Atene compare una scuola di filosofi piuttosto spregiudicati da un certo punto di vista, una scuola che viene ribattezzata scuola dei sofisti, e quindi per differenziarsi da questa scuola, a un certo punto da Platone in poi sostanzialmente, i filosofi iniziano a chiamarsi con un altro nome, filosofi, che ha la stessa etimologia praticamente, però è diverso, giusto per non confondersi con questi sofisti. Quindi, quando noi andiamo a studiare i primissimi filosofi, vedremo che spesso si usa il termine sofista, ma in senso ampio, in senso vago, quasi, praticamente come sinonimo di filosofo. La parola filosofo si impone probabilmente da Platone in poi circa, anche se viene coniata un po' di tempo prima dai pitagorici, pare. Pare che i primissimi ad aver utilizzato questo termine siano stati i pitagorici, altra scuola che vedremo a breve. Però ecco, capite che anche le parole hanno subito una loro evoluzione, e figuriamoci i concetti che stanno dietro alle parole, quanto si sono evoluti nel tempo. Quindi abbiamo detto, la filosofia, almeno per i greci, era questa grande disciplina che racchiudeva tutte le altre discipline. Oggi non è più così. Oggi non è più così perché vi ho accennato nel Rinascimento, tra il 1400 e il 1500, e lo vedremo quando ci arriveremo molto nel dettaglio, avviene una grande rivoluzione, che è stata chiamata rivoluzione scientifica o rivoluzione astronomica, che però rivoluziona anche il modo di fare filosofia per certi versi e soprattutto porta alcune discipline, molte discipline, a richiedere uno, tra virgolette, statuto autonomo rispetto alla filosofia. Cosa vuol dire uno statuto autonomo? Significa che queste discipline, che fino a quel momento erano state sotto insieme, potremmo dire sotto parti della filosofia, vogliono staccarsi dalla filosofia, pretendono di diventare discipline indipendenti. Sono diventate maggiorenni e escono di casa e lasciano i genitori. Sono nate come figlie della filosofia, ma adesso dicono facciamo per conto nostro. Perché dicono questo? Perché vogliono usare dei metodi nuovi, ad esempio l'esperimento,
che non è in realtà una metodologia filosofica, vogliono usare delle forme di conoscenza nuove, non vogliono più essere influenzate dalla filosofia, che in un certo senso le teneva per certi versi ancora a freno, e vedremo perché questo. E quindi la fisica, l'astronomia, poi la chimica, la biologia, iniziano a prendere una loro strada diversa, separata, autonoma. Per questo vi dicevo, oggi non è che tutti i biologi siano filosofi, anzi, non è che tutti i fisici siano filosofi, anzi, e così via. Perché usano metodi diversi dalla filosofia, cercano la verità, cercano la conoscenza anche loro, ma con strade diverse. Quindi bisogna, se vogliamo definire la filosofia, limitare un po' più il campo, non possiamo più dire è la disciplina che racchiude tutte le altre discipline. Questo valeva forse per i greci, oggi per noi non vale più così. Allora, cos'è la filosofia? Possiamo dirla così, forse un tentativo di definizione ancora un po' generica, ma che può racchiudere dentro tante definizioni di altri filosofi. È quella disciplina che cerca la conoscenza, cerca la verità, sia in senso teoretico che pratico, tra poco vi spiego cosa vuol dire, usando come propria metodologia principale la ragione. Questo è probabilmente il punto chiave. Questa è la chiave di volta del discorso. Mentre la fisica usa la ragione, certo, ma deve in qualche modo fare riferimento anche all'esperimento, deve cercare sempre conferme sperimentali, e questo vale per la fisica, ma vale anche per la biologia, per la chimica, eccetera. La filosofia non cerca di per sé necessariamente conferme sperimentali. A volte, per carità, vedremo dei filosofi che citano anche esperimenti mentali, fanno delle ricerche sul campo, provano, sperimentano in un certo senso, anche se meno rigido di come lo intendono gli scienziati. Però questo non è per forza necessario. Noi abbiamo filosofi oggi, moltissimi, che ragionano sulle varie questioni delle varie discipline della filosofia e fondano la loro conoscenza, i loro tentativi di conoscere tramite la ragione. Diciamo che la filosofia è un tentativo di spiegare la realtà, tenendo presente anche le scienze, non dico che va per conto proprio, tiene presente anche i risultati raggiunti dalle scienze, ma ragionandoci sopra, usando la ragione e cercando di spiegare il senso di quello che c'è attorno a noi tramite la ragione. Questo è il punto chiave. La ragione è davvero lo strumento fondamentale della filosofia. Ed è ciò che la contraddistingue, la distingue da tutte le altre discipline. Le altre discipline usano una ragione magari applicata, usano un esperimento, usano delle indagini, dei sondaggi a volte, usano delle leggi sperimentali, eccetera. La filosofia no, non usa leggi sperimentali, non fa se non raramente esperimenti. La filosofia ragiona. Chiaro che questo ragionare a volte la può portare anche su strade impervie, su strade che hanno poco legame con la realtà, perché se tu non fai gli esperimenti è chiaro che la tua ragione ti può portare lontano dalla realtà, e questo la filosofia a volte lo fa consapevolmente, ma è anche vero che in questa maniera puoi deragliare, sbagliare completamente. Vedremo filosofi che hanno detto delle cose che poi coi secoli sono rivelate completamente sbagliate, ma puoi anche anticipare delle verità che l'esperimento ancora non può concepire. Puoi immaginare cose, immaginare razionalmente intendo, puoi anticipare conseguenze a cui l'esperimento è arrivato a secoli. E noi vedremo che la scienza ha spesso preso spunto dalla filosofia, perché la filosofia in molti casi ci ha azzeccato, anche avendo poche conferme empiriche e sperimentali. A questo punto molto spesso gli studenti mi chiedono, ma se la filosofia è così poco radicata con la realtà, perché ragiona ma non cerca l'esperimento, a che pro studiare la filosofia? A che serve? Potremmo studiare la scienza, che invece è molto radicata, ci dice la verità, mentre la filosofia a volte ci azzecca, a volte no. Ecco, questa è una domanda a cui è difficile rispondere in principio alla prima lezione. Forse alla fine di tutto il percorso della storia della filosofia che facciamo in 3 anni riusciremo a dare una risposta. Quello che vi posso dire adesso è questo. È vero che la filosofia a volte sbaglia, noi faremo tanti filosofi che hanno detto delle scemenze. Quando faremo la fisica aristotelica vedete che sono tutte cose superate, che sono tutte cose che non hanno più senso per la fisica di oggi. Ma, c'è un grosso ma, questo studiare
i tentativi dell'uomo di spiegare la realtà ha due motivazioni forti, secondo me. Primo, vediamo il percorso. Vediamo cioè come gli uomini abbiano un po' alla volta cercato di mettere i tasselli giusti nel puzzle, sbagliando a volte, come si fa proprio con un puzzle, no? Tu hai un tassello e dici, ma forse va qua, provi a metterlo in un certo posto, poi ti accorgi che ti eri sbagliato e lo sposti. Per spostarlo, per metterlo dove va messo, devi passare attraverso anche l'errore, devi passare anche attraverso i primi tentativi, magari ingenui, magari superficiali, che dovevi fare perché non avevi ancora i mezzi per sapere dove andava quel tassello, ma devi provare a metterlo lì. E se non ci provi non vai avanti. Allora tutta la storia della filosofia è il tentativo di correggere gli errori precedenti e fare un passettino in più verso la conoscenza. È un tassello messo al posto giusto dopo tanti tentativi sbagliati e ancora tanti altri da fare. Quindi vedere anche il percorso può essere interessante per vedere come la storia dell'umanità si sia evoluta nella conoscenza, da conoscenze sempre più superficiali, molto superficiali, in parte poi, perché vedremo che anche i filosofi greci alcune cose molto corrette le hanno dette, nonostante siano vissuti 2000+ anni fa, fino ai giorni nostri, dove magari si fanno errori meno grossolani, a volte si sbaglia ancora, a volte ci si azzecca e via così. Quindi uno, l'importanza del percorso da studiare. Due, io non prenderei così troppo per vero quello che ci dice la scienza. La filosofia si aiuterà a capirlo. La scienza, certo, è oggi la nostra forma di conoscenza più elevata e più solida. Alcune conoscenze scientifiche sono quelle più solide, più stabili, su cui basiamo la nostra vita. Grazie alle conoscenze scientifiche costruiamo palazzi, facciamo viaggi interstellari, viviamo più a lungo. Obiettivamente la conoscenza scientifica ci ha migliorato enormemente la vita e ha raggiunto delle conoscenze forti. Ma parlare di verità assoluta è un azzardo, e lo vedremo con la filosofia. La filosofia, col suo percorso, ma anche con la filosofia proprio recente, ci aiuta anche a capire quali sono i limiti della conoscenza, sia filosofica, sia poi in generale scientifica. Ci aiuta a limitare la portata delle nostre aspirazioni, ci aiuta a dire ok, sappiamo questo, ma attenzione, perché questo lo sappiamo abbastanza solidamente, perché verità certe vedremo, capiremo che non ce n'è nessuna nella vita, ma c'è anche tanto che non sappiamo. E la filosofia non si accontenta di quello che sappiamo, la filosofia cerca quello che non sappiamo. Questa è la differenza forse principale tra filosofia e scienza. Anche la scienza vuole espandere il campo del sapere, ovviamente, però la scienza in certi ambiti dove è priva di mezzi non si avventura. La scienza, ad esempio, vi spiega come è avvenuto il Big Bang, tenta di spiegare esattamente in quali tempistiche è avvenuto il Big Bang, ma non si chiede, o se lo chiede sfocia nella filosofia, non si chiede cosa c'era prima del Big Bang, perché non ne ha i mezzi, non ne ha le metodologie. La scienza deve comunque partire da qualcosa di concreto, di sperimentale, di empirico. Il prima del Big Bang è qualcosa di completamente ignoto per la scienza. Ecco, la filosofia invece si può chiedere anche cosa c'era prima del Big Bang, proprio perché la filosofia è pura ragione, non ha bisogno per forza di partire da prove, dati, può andare oltre. Quindi la filosofia si pone quelle domande che la scienza a volte non si vuole porre, perché sono domande, è vero, irrisolvibili forse. E però la filosofia si dice, io non posso rimanere senza sapere, devo provare, anche se fallirò, anche se dirò delle scemenze, anche se magari la conclusione a cui arriverò sarà un poco affidabile, io devo provarci, devo cercare una strada. Quindi la filosofia è davvero una spinta a sapere, a superare i limiti anche della conoscenza. Pertanto io direi che la filosofia è sì la disciplina che usa la ragione, ma è la disciplina che ricerca con la ragione. Lo scopo della filosofia non è spiegare l'esistente, se non in qualche raro caso, lo vedremo, ma è cercare di conoscere quello che non si sa, è ricercare, la filosofia è ricerca. E qui dobbiamo ricollegarci all'etimologia greca che vi dicevo prima, amore per la sapienza, amicizia, ma anche amore per la sapienza. Vedremo che proprio Platone e poi Aristotele e altri filosofi greci intenderanno l'amore come ricerca di ciò che non si ha. Noi amiamo nel senso che cerchiamo qualcosa che non abbiamo. Amiamo l'altro perché ci manca qualcosa e quell'altro forse ci può completare. Amiamo la bellezza perché ci manca la bellezza. Amiamo il sapere
perché ci manca il sapere. Solo l'ignorante può essere filosofo. L'ignorante nel senso chi non sa, chi ignora delle cose, vuole cercarle. È quella la spinta della filosofia. Per questo la filosofia presuppone sempre una non sapienza. È amore per la sapienza proprio perché è ricerca della sapienza non avendola. Ok? Quindi la filosofia è curiosità anche. La filosofia è voglia di sapere, è sete di sapere. Come quando siete assetati e berreste qualsiasi cosa pur di frenare questa sete, pur di appagare questa sete, così il filosofo ha talmente tanta sete di sapere, vuole capire il senso di quello che ha attorno, che cerca, anche quando magari non ha del tutto i mezzi per farlo, ovviamente, ma cerca, prova, fallisce, riprova, e a volte qualche risposta la trova, ovviamente, o pensa di trovarla, e vedremo quali sono queste risposte. Quindi è una disciplina molto, molto nobile, che ci spinge a non accontentarci dei nostri limiti, pur sapendoli molto bene, perché noi dobbiamo tenere presente che siamo ignoranti, parte dal limite dell'uomo, dall'ignoranza dell'uomo, dalla sua manchevolezza, per provare a spostare un po' più in là questo limite. Ok? Per questo è un po' Platone, ma soprattutto Aristotele, che sono i due grandi pensatori dell'antichità, dirà che la filosofia nasce dal senso di meraviglia dell'uomo davanti al mondo. Questa parola è importante, meraviglia, stupore, perché l'uomo si trova in un mondo che non comprende, che gli è ignoto, soprattutto pensate agli antichi greci, ma non pensiate che noi siamo messi poi così tanto meglio, certo, sappiamo molte più cose, sappiamo come si muovono i pianeti, sappiamo come funziona il nostro corpo umano, sappiamo tante cose, ma non sappiamo nulla di tutto il resto, non sappiamo ancora se c'è un Dio, e non lo sapremo mai, probabilmente con certezza, non sappiamo da dove veniamo e dove andiamo, non sappiamo qual è il senso della nostra vita, vedremo che tanti filosofi si interrogano ancora oggi su questi temi, ancora oggi intendo negli ultimi decenni e secoli, quindi ci sono molte domande insolute e il senso di meraviglia ancora ci prende. Quando noi ci guardiamo attorno, vogliamo capire perché ci troviamo sotto un cielo stellato, perché viviamo una vita di questo tipo, perché ora, cos'è il tempo, cos'è la vita, perché a noi è capitata questa vita e non un'altra. Sono tutte domande a cui cerchiamo di rispondere e sono domande filosofiche. Ad alcune di queste possiamo rispondere solo noi, perché io sono capitato in questa vita, è una domanda che riguarda me, e chiaramente non troverete un filosofo che dirà tu, signor dall'Italia, sei nato oggi per questo motivo. Però su come dobbiamo vivere, su qual è il senso della vita e della morte, su qual è il modo migliore per cercare di essere felici, molti filosofi si pongono queste domande e vedremo le risposte che daranno. Poi magari con alcuni sarete d'accordo, con altri sarete in disaccordo, accade sempre così. Alcuni vi sembreranno banali, alcuni troppo complicati, accade. Perché ognuno di noi è diverso, poi i filosofi parlano a ognuno di noi in maniera diversa. Però proprio per questo è interessante vedere cosa hanno da dirci questi pensatori, che sono i più grandi pensatori che ci sono stati dall'antichità ad oggi, e vedere con quali siamo d'accordo, quali magari dicono secondo noi cose che non hanno senso, ma ci danno degli spunti, degli stimoli. Anche il più assurdo dei pensatori, e ne troveremo alcuni veramente di assurdi, possono stimolarci il pensiero, possono porci delle domande nuove e magari non seguiremo la loro strada, ma sapere che c'è quella strada ci porta a capire meglio la nostra in un certo senso. E quindi la filosofia è una disciplina che nasce dallo stupore, dalla meraviglia, ma che può essere anche meravigliosa da un certo punto di vista. Da quello che vi ho detto poi, credo sia abbastanza evidente che la filosofia è una disciplina, contrariamente a quello che si pensa di solito, che è sia teoretica che pratica. Ve l'ho anticipato prima, vi spiego cosa vuol dire. Teoretica è un termine che si usa proprio in filosofia per descrivere quei rami della filosofia che si occupano degli aspetti più astratti, meno concreti, della ricerca del pensiero. Sono quei rami della filosofia che cercano la verità in senso generale, astratto, non concreto. Pensate ad esempio alla matematica pura. Anche la matematica pura è una disciplina teoretica. Perché? Perché vi cerca di spiegare la verità ragionando sui massimi sistemi, diremo, sui numeri, sulle figure geometriche, non su, che so, le misure di un palazzo. Quella è matematica applicata.
matematica pura, diremo teoretica, la matematica che ragiona sui numeri in senso astratto e generale. Anche la filosofia funziona allo stesso modo, ha due componenti, una componente teoretica e una componente pratica. Ad esempio, la metafisica, vedremo tra poco cos'è, o la teologia, lo studio di Dio, lo studio della realtà in senso ampio dell'essere, sono discipline teoretiche, perché ragionano sulla realtà non concretamente, ma in senso generale, astratto. E ci sono molte branche della filosofia che si occupano di questo aspetto teoretico, cercano la verità, con la V maiuscola, diciamo così. Però ci sono anche rami della filosofia che hanno invece un contenuto pratico, che si occupano cioè di cose molto più concrete, ad esempio la morale. La filosofia ci cerca di dare regole di comportamento che sono molto concrete. Agisci in un certo modo, comportati in un certo modo e vedremo perché ci diranno certe regole. Regole di vita da applicare giorno per giorno, da quando ci alziamo a quando andiamo a letto. Oppure anche la politica, c'è una parte della filosofia che si occupa di politica, che si dice i governi devono agire così, devono gestire il potere in questo modo, le leggi devono essere fatte in quest'altro modo, cose molto concrete, molto pratiche anche, appunto. Quindi la filosofia è una ricerca della verità, usando la ragione. In senso, come vi dicevo prima, sia teoretico, cioè in senso più generale, astratto, sia pratico, concreto. Ecco, questo per dire cos'è la filosofia. Ma la filosofia poi, come vi ho in parte anticipato, potremmo anche vederla come un grande albero con tanti rami. Perché all'interno della filosofia ci sono tante sottodiscipline. Vi ho detto che in origine tutte le discipline del sapere facevano parte della filosofia, oggi solo alcune, ma questi rami sono rami che poi hanno un nome specifico, hanno domande specifiche a cui tentano di rispondere, a volte hanno anche metodologie specifiche. Quindi conviene inquadrarle così capiremo un po' quali sono gli ambiti poi di queste indagini filosofiche, almeno i principali. In realtà sono di più di quelle che vi elenco io adesso, però nella prima lezione così introduttiva a me piace anche dare alcuni termini chiave che poi useremo per tutto il percorso del corso di filosofia. Una volta capiti e conosciuti bene questi nomi sarà facile farci riferimento in maniera chiara. Allora, quali sono le branche della filosofia? Una delle prime, non è un ordine gerarchico, è un ordine casuale. Una delle prime, una delle più importanti è la logica. La logica è un ramo della filosofia, è anche un ramo della matematica. A volte voi studiate un po' di logica anche in matematica, quando iniziate a studiare la matematica alle superiori. Queste due logiche, la logica matematica e la logica filosofica, sono strettamente legate e se ci riusciremo, vedremo come nell'Ottocento, nel 1800, a un certo punto si tentò anche di unificare in qualche modo logica filosofica e matematica con risultati parziali, però insomma sono strettamente legate. Cos'è la logica? La logica possiamo definirla così, è quella parte della filosofia che si occupa delle regole del corretto ragionamento. Logos in greco vuol dire parola, ma può voler dire anche ragionamento, discorso. Quando voi studiate, che so, biologia, è bios e logos, il discorso sulla vita, il ragionamento sulla vita, eccetera. Tutti logia deriva da logos, vuol dire parola, discorso, vuol dire ragionamento anche. Poi vedremo che per alcuni filosofi logos vuol dire addirittura Dio, ragione e Dio, ma di quello parleremo a parte. Qui logica vuol dire la scienza del ragionamento, la scienza del discorso filosofico, potremmo anche dire così. Quindi la logica cerca di individuare queste regole, perché ci sono delle regole del ragionamento, ci sono dei modi corretti per ragionare e dei modi non corretti di ragionare e i filosofi nel corso dei secoli hanno tentato di individuare quali erano questi modi corretti e quali erano quelli scorretti, quelli che ci portavano fuori strada, individuando delle regole, degli assiomi, dei principi, e ne parleremo a suo tempo. Aristotele sarà uno dei primi grandi pensatori. Quindi la logica in un certo senso risponde a una domanda filosofica fondamentale, cioè come si ragiona? Questa è la domanda. Se noi visto che la filosofia usa la ragione, ragiona sulle cose, forse una domanda preliminare che dobbiamo farci è come si ragiona? E questo è argomento della logica. Poi una disciplina di cui parleremo molto, molto spesso è l'ontologia, l'ontologia.
Che parola strana, che non avete mai sentito nominare se non avete mai fatto filosofia, ma che vale la pena imparare e conoscere molto bene. Significa studio dell'essere. Di questo essere parleremo molto, soprattutto con i filosofi greci che si sono interrogati a lungo su cosa sia l'essere, ma non solo, perché poi ne parleremo anche in quinta, lo riprenderemo questo tema. È un tema che ha attraversato tutta la storia della filosofia. E definire l'essere al momento io lo lascerei perdere, perché è difficile definirlo qui su due piedi. Vedremo come alcuni filo ogni filosofo ha dato una sua definizione diversa. Possiamo dire che l'essere è ciò che è, ciò che esiste. Non è detto che sia solo la realtà che noi vediamo, è ciò che esiste. Potrebbero esistere anche altre cose che noi non vediamo, ovviamente. E l'ontologia in particolare tenta di capire quali sono le caratteristiche dell'esistenza. Che cosa vuol dire esistere? Questa è la domanda fondamentale dell'ontologia. Cosa significa esistere? Che cos'è l'esistenza? Che cos'è l'essere? Sono domande a cui l'ontologia tenta di rispondere, vedremo come. Parentesi, all'interno dell'ontologia esiste una, diciamo, sottodisciplina, che però ha una grande fama, una grande dignità, che si occupa sempre dell'essere, ma in realtà di quell'essere che appare invisibile agli occhi, invisibile ai sensi, direi. Cioè, questa disciplina è la metafisica. Metafisica, lo studieremo quando faremo Aristotele, anche se non è poi Aristotele a coniare il termine. Metafisica, anch'essa è una parola che deriva dal greco, una parola composta, che significa oltre la fisica. Oltre la fisica vuol dire oltre, vedremo che ha un'origine poi molto così casuale, vabbè, ne parleremo con Aristotele, però significa che è una disciplina che si occupa di ciò che va oltre il piano fisico, il piano esperienziale. La fisica si occupa di ciò che io vedo, tocco, percepisco, di ciò che è sensibile ed empirico, o meglio si occupava, oggi meno, però insomma, diciamola così, si occupava per i greci di ciò che era empirico. La metafisica di ciò che va oltre l'empiria, cioè di ciò che non è percepibile. Ad esempio, Dio per definizione non è percepibile, no? Perché è invisibile agli occhi, perché è oltre. Allora, la metafisica si occupa di Dio, anche di altre cose, l'anima. Se esiste, l'anima è per moltissimi invisibile e allora rientra nel campo della metafisica, oppure un essere generale, ampio, eccetera. Anche questo, se esiste, va oltre il piano sensibile. Su tutti argomenti di cui si occupa la metafisica, che chiaramente rientra nell'ontologia, però essendo molto famosa, essendo poi un ramo molto importante della filosofia, viene spesso citata a parte. Vedremo alcuni filosofi che riterranno che la metafisica è la parte più nobile della filosofia, altri invece la declasseranno. E soprattutto in tempi recenti è stata spesso declassata la metafisica, ma ne parleremo molto. Ovviamente vi ho parlato della metafisica, esiste anche la fisica. Per i greci la fisica era parte della filosofia, oggi vi ho detto non lo è più, quindi la fisica oggi nel Novecento, nell'Ottocento, nel Settecento è andata via per i fatti propri. Anche se la filosofia si è comunque relazionata con la fisica, le scoperte della fisica hanno influenzato la filosofia e in certi casi la filosofia è riuscita anche a influenzare la fisica. E vedremo come, insomma, ci sono fisici, grandi fisici anche nel Novecento, che hanno ricevuto e influenzato, ricevuto da e influenzato la filosofia. Einstein, uno per tutti. Però chiaramente la fisica oggi è una disciplina a parte. Nell'antichità, invece, fino alla rivoluzione scientifica, il fisico, lo studioso della natura, fisica in senso ampio come scienze naturali, lo studioso della natura, dei meccanismi di ciò che è percepibile, rientrava nella filosofia. Quindi noi in Grecia faremo filosofi e vedremo anche in alcuni casi la loro idea di fisica, le loro leggi della fisica e così le loro teorie e così via. Poi, visto che abbiamo parlato di conoscenza nella fisica, nella metafisica, nell'essere in generale, esiste una disciplina che proprio si chiede se possiamo conoscere, quali sono i mezzi per conoscere e se le nostre forme di conoscenza siano affidabili. Questa disciplina viene chiamata gnoseologia, vuol dire discorso sulla conoscenza, ragionamento sulla conoscenza, ignoto. Oppure agnostico, derivano dalla stessa radice greca, conoscenza, gnoseologia. Possiamo conoscere? Come possiamo conoscere? E ciò che conosciamo è affidabile? Sono temi che
ci accompagneranno questi fino ad oggi. La gnoseologia è una delle parti della filosofia più cavalcate, studiate dai filosofi, per certi versi anche più interessanti, che ha avuto un peso nell'evoluzione del pensiero umano e nell'evoluzione anche della scienza, perché la gnoseologia, avendo frenato in alcuni ambiti, avendo dato più peso ad alcuni ambiti meno ad altri, ha anche spinto la ricerca in certe direzioni. All'interno della gnoseologia, poi, un discorso in particolare, una menzione particolare la meritano l'epistemologia e la filosofia della scienza, termini che, soprattutto in epoca recente, sono spesso sovrapposti, vengono usati quasi come sinonimi, soprattutto nella scuola anglosassone. In Europa continentale a volte si distingue ancora, ma praticamente sono la stessa roba. Cosa sono epistemologia e filosofia della scienza? L'epistemologia è quella parte della gnoseologia che si occupa della conoscenza epistemica, cioè di quella che è conoscenza solida, perché l'episteme è contrapposta alla doxa, ne parleremo. La doxa è l'opinione, l'episteme è la scienza, nel senso di conoscenza solida. La filosofia della scienza si occupa dei meccanismi proprio delle scienze, quindi della fisica e della biologia, e studia come, con quali mezzi la filosofia, la biologia, la chimica, eccetera, conoscono. Ora, è chiaro che oggigiorno la forma di conoscenza più solida, come vi ho detto anche prima, è la conoscenza scientifica. Quindi l'epistemologia, che si occupa della conoscenza solida, e la filosofia della scienza, che si occupa di come conoscono le scienze, finiscono per sovrapporsi e praticamente fondersi, ok? Però, ecco, in origine erano due forme di conoscenza lievemente diverse. Si occupano entrambi di conoscenze solide / scientifiche e cercano di chiedersi come funziona la scienza, come fa la scienza ad arrivare a conoscenze apparentemente solide, e magari a volte dicono anche perché le altre discipline non ci riescono a essere solide come la scienza. Si può fare qualcosa per migliorare anche le altre discipline, e lo vedremo. Poi un altro ramo della filosofia che mi preme presentarvi già adesso è l'estetica, parola che voi usate, avete sentito nominare mille volte, l'estetista, oppure curare la propria estetica. Ecco, in filosofia estetica non vuol dire esattamente questo. Noi intendiamo l'estetista è chi ti rende più bella, curare la propria estetica è curare la propria apparenza, il proprio viso, il corpo, eccetera. Non è proprio esattamente questo, anche se la radice è la stessa, perché l'estetica si occupa della bellezza, in senso filosofico però, cioè si chiede che cos'è la bellezza. Se esistano dei canoni per definire la bellezza e quali siano eventualmente questi canoni, oppure se la bellezza non abbia canoni. Noi oggi siamo spesso portati a pensare che la bellezza sia qualcosa di puramente soggettivo, che non esistano leggi della bellezza. I filosofi si sono chiesti a lungo però se esistono leggi, alcuni le hanno anche elencate queste leggi, anche fino in epoca recente, e poi si sono chiesti se l'arte, che è una forma di bellezza, ha un certo peso nella nostra vita e che peso debba avere l'arte. Visto che l'arte ci rappresenta qualcosa di bello, ci mostra la bellezza, a cosa serve l'arte? È uno svago? È qualcosa che ci può migliorare la vita? È una distrazione? Ci rivela qualcosa di più alto su Dio, sul mondo, sull'infinito, oppure no? Sono tutte domande a cui tenteremo nel corso degli anni di rispondere. Poi, disciplina importantissima di cui parleremo spesso, l'etica. Etica, cioè lo studio del comportamento umano, del corretto comportamento umano. O meglio, l'etica si chiede come dobbiamo comportarci, punto di domanda, come dobbiamo vivere, ci sono delle regole che sarebbe meglio seguire, ci sono delle strade che sarebbe meglio seguire per cercare di vivere bene, di fare la cosa giusta. E cosa vuol dire? Cos'è la cosa giusta? Questo vuol dire giusto, chiaramente. E possiamo essere felici facendo la cosa giusta oppure no? Sono tutte domande che l'etica si pone. Quindi è una filosofia pratica, come vi dicevo, che ci cerca di guidare nella vita di tutti i giorni, e troveremo molti filosofi con opinioni a volte vicine tra loro, a volte molto diverse. Molto vicina all'etica è anche la politica, che è una disciplina sempre pratica, che però non riguarda più le scelte di vita individuali. Io voglio comportarmi così, io cerco la felicità così. Riguarda le scelte di vita collettive, potremmo dire, cioè degli stati, delle società. Come dobbiamo vivere tutti assieme? Questa è la domanda, non più come devo vivere io.
Ma come dobbiamo vivere? Secondo quali regole dobbiamo vivere per stare bene, per creare uno stato giusto che funzioni, che non incappi in problemi, che non commette ingiustizia? Cos'è la giustizia? Tutte domande che si pone la politica. Infine faccio un'ultima menzione veloce, ce ne sarebbero molte altre discipline, però un'ultima menzione per la psicologia. Ecco, come la fisica, anche la psicologia oggi è una disciplina a parte. Si studia a parte e non c'entra quasi nulla con la filosofia, magari qualche spunto iniziale, ma oggi ha un suo statuto autonomo, sia psicologia che psichiatria e derivati. Ma la psicologia nasce all'interno della filosofia. Nel mondo greco, anzi, la psicologia è un ramo della filosofia, perché dovete tenere presente che la radice del termine è anch'essa greca. Psiche, psiche logos, discorso sulla psiche. La psiche è l'anima, ok? Per i greci. Quindi la psicologia per i greci è lo studio dell'anima. Noi vedremo che molti filosofi greci si interrogano sull'anima. Esiste, come è fatta, vive, non vive, che senso ha? Tutte domande che i filosofi greci si pongono all'interno della psicologia, che era un ramo all'epoca della filosofia. Ecco, questo a grandi linee è quello che volevo dirvi per cominciare il nostro percorso filosofico, per darvi un'idea ancora, certo, piuttosto vaga di che cosa sia la filosofia e mostrarvi alcuni rami verso cui la ricerca filosofica si è espansa nel corso dei secoli e in parte ancora oggi si espande. Ci sarebbero anche nuove discipline che sono nate negli ultimi decenni, la bioetica, la filosofia della mente, ci sono molti rami che magari vedremo andando avanti verso la quinta, però queste sono quelle discipline che ci accompagneranno per la maggior parte del tempo. Devo ancora dirvi però dove nasce, quando nasce, perché anche qui ci sono dei discorsi da fare, più storici che filosofici, però bisogna vedere, più anticipato che nasce in Grecia, però vedremo che ci sono dibattiti anche sull'origine propria della filosofia, ma di questo vi parlerò in un prossimo video apposito, perché il video di oggi non è lunghissimo, ma rispetto ai nostri standard che sono spesso lunghi, ma c'è già abbastanza da capire, da studiare, da memorizzare. Cercate soprattutto di memorizzarvi questi termini, perché li ritroveremo spesso e bisogna avere una certa proprietà. Quando vi parlo di ontologia, quando vi parlo di gnoseologia, bisogna che al volo capiate di cosa sto parlando. Poi avete il vostro libro di testo, dove magari queste cose ci sono, ma spesso un po' sparse, perché ho fatto una sintesi, ovviamente, e poi a furia di sentire e risentire queste cose, nei video successivi, vi entreranno nella testa per forza. Cercate però di ricapitolare le cose. In descrizione, come al solito, trovate anche un elenco dei capitoletti, diciamo degli argomenti affrontati oggi, col link per ritrovarli all'interno del video. Ci troviamo qui presto con altre lezioni, la prossima di questo percorso iniziale sarà sull'origine storica della filosofia, ma anche lezioni di storia, di educazione civica e quant'altro. Ci vediamo qui, alla prossima, ciao!